io ringrazio ad uno ad uno gli artisti e musicisti che quest'anno riceveranno il premio Maranci 2016, ma sono state invitate tante persone illustri. Voglio parlare di Alfio Pesce, di Gabriele Bosco, di Agatino Scuderi, di Sorge, di Modica, della Corale Uterpe, da Sara Cappello, dalla soprano Bivona, da Ernesto Macciante, dalla Fosca, che è una cantante jazz. Poi ci sarà Lucia Saddo, l'attrice teatrale. Insomma, è una serata ricca di premiati. A cantare in fuggia la vicinetta. Quest'anno noi abbiamo cercato di supplire a quella che era stata la manchevolezza del 2015 preparando un evento, non soltanto un premio, un evento che deve dare proprio il lustro alla nostra città, che come qualcuno diceva era persa, ma noi vogliamo cercare di dargli invece il merito di essere una città attiva, una città che vuole, che merita, ecco, la soddisfazione di chi ci opera per il meglio della nostra terra di Sicilia. Le novità quali possono essere? Quelle di aver coinvolto in questo premio la scuola in Solera con tutto il personale, quindi anche con i giovani e studenti, questo privilegio da parte della preside, la signora Mangiafigo, di metterci a disposizione dei giovani che saranno protagonisti insieme a noi al premio. I premiati sono delle persone che hanno dato già dimostrazione della loro bravura, ma c'è anche uno spaccato, quello che noi stiamo cercando di mettere. Di far entrare questa nostra manifestazione fra le festività di Santa Lucia. Soprattutto abbiamo fatto cadere questa data del premio l'11 dicembre, due giorni prima di Santa Lucia, quindi proprio siamo nel mezzo delle festività.